Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno. Mi viene da ridere, ragazzi, mi viene da ridere. Mi viene da ridere. Perché ci vuole anche faccia, veramente. Ci vuole la faccia come il culo. La faccia come il culo. Arriva la chiamata, arriva. Arriva la chiamata. Gianni Polzerini, dai. C'è malumore in rete per quanto riguarda questo infortunio. Vai, vai a fare il video dove dici zero, zero allarmismi. Dai, vai a fare il video, così tutte le pecore vengono da te e così si calmano le acque. Vai, 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 distorci la verità. Vai, vai, vai con il video, dai, vai, mettici la tua bel faccione, mettici la tua bella faccia e comincia a dire puttanate, dai, così la rete, il popolo becero e ignorante comincia a calmarsi. Vai, Balzarina, dai, 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 che poi parte l'assegnino, dai, non ti preoccupare. Hai cambiato i bar in questo periodo? Sì, perché l'altra volta il bonifico è ritornato indietro. Ritacci, manda un'email con l'Iban, quello giusto, va bene? Ok, dai, aspettiamo con ansia il tuo video, zero alibi. Ok, ciao, già, ciao Balza, ciao, ciao, ciao. E così, se non capite questi personaggi, voi volete il male della Juventus, volete il male. Cioè, gli infortuni sono la cosa che ci stanno distruggendo, ma non è che parlo di quest'anno si già ancora la prima partita è già Di Maria, e ripeto, Di Maria è un giocatore di una certa età, per l'amor del cielo, ma non mi risulta che Di Maria fosse, anzi avesse uno score di infortuni, diciamo, particolare. Ma se non ti allarmi di fronte a questi numeri, e allora tu veramente ci prendi per il culo. No, ragazzi, qui la cosa è veramente... questo video rappresenta veramente... Io ti prendo per il culo. Tu devi stare zitto. Ma di che stai parlando? Uno che paga, uno che si fa le trasferte. Magari non sottoscritto, no, perché fin quando ci sarà Allegri non metterò mai più piede allo stadio. Mai più piede. Anche se la voglia è immensa. Credetemi, la voglia è immensa, ma con Allegri non metterò mai più piede allo Juventus Stadium. Non me le faccio rubare i soldi, perché fin quando c'è questa politica, veramente, che comprano i giocatori soltanto per vendere le magliette, mai che mi comprano un giocatore veramente idoneo per fare questa competizione, per vincere questa competizione. Mai una volta. E io parlo di centrocampo, attenzione. Ma devo sentire questo che è spuntato su YouTube. Ma come lui ce ne sono altri, non sono neanche giornalisti. Questi sono mandati, e mi sono mandati anche certi messaggi a offendere chi magari critica in maniera pesante. Questi sono mandati. Ci vogliono tappare la bocca. Ma questo è un video vergognoso, zero allarmismi, è un video vergognoso. Una società che prende giocatori distrutti come Pogba, nessuno l'avrebbe preso, se lo sarebbe preso Pogba, nessuno. Lo prendi per calmare il popolo, infatti si vede tutti là davanti, portaci la Champions, portaci, perché tu li conosci, purtroppo. I nostri tifosi sono questi. Non se ne esce da questa situazione. Perché, ripeto, ci sono questi che lui è il male. Tu sei il male della Juventus. E chiudimi la bocca ora se ce la fai. Chiudimi la bocca. Ma veramente, ragazzi, video scandalo, questo è un video scandaloso. Vi prendono per il culo. Pagate. Ma se ci incazzate fino alla fine, forse io.